Questa mattina volevo iniziare la riflessione, che come al solito dimentico di togliere le mascherine, leggendo insieme una parte dell'inno del Salmo 90, un salmo scritto da Mosè, l'unico salmo che, per cui sappiamo essere stato scritto da Mosè. È un salmo sicuramente particolare. Andiamo a leggere i primi versetti, diciamo così, che andremo a leggere qui questo salmo, poi leggeremo anche altri. Leggiamo dal versetto 10 del Salmo 90. I giorni dei nostri anni arrivano a 70 anni e per i più forti a 80 anni, e quel che ne fa orgoglio non è che travaglio e vanità, perché passa presto e noi ce ne vogliamo via. Chi conosce la forza della tua ira, del tuo sdegno, con il timore che ti è dovuto? Insegnaci dunque a contare bene i nostri giorni per acquistare un cuore saggio. Tanti anni abbiamo sicuramente davanti quando nasciamo, però questi anni, come dice Mosè, vanno via, veloci, volano via, e noi non possiamo far altro che guardare il tempo che scorre. E nella sua grande saggezza, veramente Mosè ha visto tante cose nella sua vita, non può far altro che dire, chiedere a Dio, questa è definita nella scrittura, se voi vedete, è definita questo salmo una preghiera, in questa preghiera che dire, non può far altro che dire: insegnaci dunque a contare bene i nostri giorni per acquistare un cuore saggio. E questo sarà un versetto che sarà per me centrale nella riflessione di questa mattina. Contare bene i nostri giorni. Noi sappiamo quanti anni abbiamo davanti nella nostra vita, quanto tempo abbiamo ancora da vivere. La statistica ci dice che per gli uomini siamo 81 anni oggi, fino al 2005 erano 79, adesso siamo arrivati a 81 per gli uomini, per le donne oggi sono 85, 4 anni hanno da più da vivere, con tutti i loro travagli, i loro problemi, spesso fisici, sicuramente le loro sofferenze, spesso superiori a quelle degli uomini. Però vivono di più. Fino a qualche anno fa, appunto al 2005, erano 83. Col tempo, diciamo così, e i progressi, quello che potremmo dire anche tecnologia, sta sempre di più andando avanti. Ma il tempo passa e ci sono dei segnali che ci dicono che passa. Se io guardo le foto di me quando avevo 18 anni, era decisamente diverso da quello che sono oggi. Oggi non c'è paragone, il tempo è passato. Il tempo è passato, non c'è niente da fare. Dobbiamo essere coscienti che il tempo passa. E questo ci aiuta a pensare, a riflettere proprio su quello che dice Mosè: aiutaci a contare bene i nostri giorni, questi giorni che passano. Noi guardiamo il sole sorgere e tramontare, ma ogni volta che questo accade, che per noi sembra una cosa naturale, in realtà i giorni stanno passando. Durante gli studi abbiamo guardato un po' la vita degli apostoli, no? E in questi studi abbiamo fatto 12 incontri, guarda caso alla fine sono venuti esattamente quanti gli apostoli, anche se in realtà abbiamo dedicato ad alcuni di più e ad alcuni di meno, insomma, il nostro tempo, però sono venuti fuori 12 incontri e abbiamo visto questi uomini che erano veramente uomini semplici, erano uomini semplici che però hanno fatto grandi cose. Non sappiamo come sono morti con sicurezza, c'è la tradizione che ci dice che è fatto uno morto così, che è morto colà, in realtà la scrittura veramente ci dice ben poco. Sicuramente ha ragione, perché tutto quello che ha fatto il Signore c'è un motivo per cui l'ha fatto. Non era nostro dovere o nostra necessità sapere come
se ne sono andati questi uomini, però sappiamo che alcuni sono vissuti nella luce ed altri nell'ombra, cioè alcuni alla scrittura hanno dato più spazio, si sono resi maggiormente, si sono anche esposti maggiormente e quindi hanno fatto degli errori che ci sono stati restituiti nelle scritture. Altri invece sono rimasti assolutamente nell'ombra, praticamente non sappiamo quasi niente, ma quello che sappiamo con certezza, sia delle parole di Gesù che ricolloca sui 12 troni in cielo, sia dalle parole dell'Apocalisse, quindi di Giovanni, che ci fa sapere che i 12 basamenti della città santa avranno i loro nomi, no? Quindi noi sappiamo per certo che il loro lavoro è stato un lavoro positivo, un lavoro che ha dato gloria a Dio, e quindi possiamo dire sicuramente che questi uomini, per quanto noi li possiamo prendere in giro, no? Noi li prendiamo in giro durante, abbiamo presi anche in giro durante i nostri incontri, questi studi, tutto sommato, no? Si può dire questa espressione, anche se un po', però li guardiamo un po' con, a volte anche con una certa ilarità, perché ci sembrano appunto un po' come queste immagini, vedete queste facce veramente sconcertate, a volte anche un pochino ridicole, ma in realtà questi sono uomini che hanno saputo veramente contare i loro giorni e hanno vissuto, sono riusciti ad ottenere un cuore saggio. Perché? Perché hanno deciso di vivere per Cristo. Questa è la cosa meravigliosa di questi uomini. Quelli che sono stati più in luce, quelli che sono stati più all'ombra, poi alla fine quello che sappiamo è che sono vissuti per Cristo. E quindi hanno saputo sicuramente acquistare un cuore saggio. Ma Mosè in questo salmo inizia con altre parole che andiamo a leggere, dal versetto 1 al versetto 6, sempre del Salmo 90. Signore, tu sei stato per noi un rifugio d'età in età. Prima che i monti fossero nati e che tu avessi formato la terra e l'universo, anzi, da eternità in eternità, tu sei Dio. Tu fai ritornare i mortali in polvere, dicendo: ritornate, figli degli uomini, perché mille anni sono ai tuoi occhi come il giorno di ieri che è passato, come un turno di guardia di notte. Tu li porti via come una piena, sono come un sogno. Sono come l'erba che verdeggia la mattina essa fiorisce e verdeggia, e la sera è falciata via e inanisce. In questi primi versetti del Salmo 90 si vede come quest'uomo che ha vissuto così tante storie, così tanto il rapporto con Dio, ha vissuto una vita veramente che credo che possa assomigliare a 10 vite delle nostre, perché veramente ne ha viste tante, ma ha avuto un rapporto così speciale anche con Dio. Veramente lui è capace di dire che la nostra vita è un soffio, che è uguale all'erba, che la mattina fiorisce, è rigogliosa, è viva, e poi si secca e va via. E allora quello che viene dalla vita e dall'esperienza di Mosè, che cos'è? È proprio quello che sta nelle sue prime espressioni, cioè il fatto che in chi troveremo rifugio, in chi sarà, altri traducono, la nostra dimora, in chi vivremo, in chi potremo mettere la nostra speranza, perché solo Dio è eterno. Noi siamo polvere, eravamo polvere e torneremo polvere. Anche se l'uomo spesso ci viene ad essere sepolto, no? Ad avere, diciamo così, un sepolcro dove le sue ossa riposeranno, ma poi alla fine il Signore dice: tanto voi prima o poi sarete polvere, tornerete a essere quello che eravate, e anche le ossa alla fine si conserveranno, perché così noi siamo polvere e torneremo polvere. Però la forza che Mosè ci invita ad avere viene proprio dal fatto che noi abbiamo rifugio, dimora in Dio, questo essere meraviglioso e eterno che era,
è e sarà per sempre. Questa è la nostra cosa. E in Lui possiamo appoggiarci. Perché? Perché Lui guarda le nostre vite. Gesù stesso, in Matteo, capitolo 10, versetto 29, dice: due passeri non si vendono per un soldo, eppure non ne cade uno solo in terra senza il volere del Padre vostro. Cioè, malgrado noi siamo solo polvere, e tale dovremo essere, però Dio ci guarda con amore. Ci guarda con un amore che veramente non riusciremo neanche mai a capire fino in fondo il perché di tutto questo amore. E tutto è sotto il suo controllo. Questa è la forza che Mosè raccoglie nelle sue parole, nella sua preghiera. Lui è eterno, controlla il tempo e noi siamo un soffio che passa e vola via. Allora, in che cos'altro possiamo rimettere la nostra speranza se non in questo Dio che, essendo eterno, controlla tutto? Dove potremo mai trovare la forza di vivere con serenità ogni giorno? Non so se voi avete pensato, ma come sarebbe la nostra vita se per ora non vivessimo con la convinzione che c'è questo Dio che ci protegge? Se veramente pensassimo di essere soltanto questa polvere che a cui non importa nessuno ciò che è stato e ciò che sarà, non avremo dimora, non avremo rifugio. Mi è piaciuto diffondere prima di oggi quel video che parla appunto di questo spezzone, di questa parte di questo film che è Caro Diario di Nanni Moretti, un film di qualche anno fa. Nel suo ultimo episodio lui narra proprio di questa sua esperienza personale, un'esperienza molto pesante, perché lui ha iniziato a soffrire di un prurito generalizzato e non riusciva neanche più a dormire, e allora comincia a rivolgersi ai medici, si trascina da un medico all'altro, e ogni medico, sebbene insomma lui era uno ed è una persona che comunque sia economicamente sicuramente non stava e non sta male, quindi si è rivolto ai professoroni, quelli bravi, e ognuno gli dava tutta una serie di medicine. E se avete visto questa parte di questo video, che erano solo 5 minuti, vi fa vedere come c'aveva la lista delle medicine che gli davano, era veramente lunghissima, immensa. E lui fa tutto questo cammino, passando da un medico all'altro, fino a ricevere addirittura il vaccino contro le intolleranze alimentari, che poi gli sconsigliano di prenderlo perché avrebbe potuto procurargli uno shock anafilattico. Per cui, ma alla fine tutto questo cammino per poi trovarsi, diciamo così, alla fine adesso a scoprire veramente il suo male dopo un intervento fatto, diciamo così, pensando che avesse un altro tipo di tumore, ma poi scoprendo che aveva invece un tumore, grazie a Dio, curabile, e quindi alla fine è riuscito a sopravvivere a questa esperienza. Però mi è piaciuto mettere anche questa foto, perché questa è la foto finale, quella quando finisce questo episodio. Lui si ritrova praticamente in un posto con dei tavolini pieni di tutte le medicine che gli avevano dato da prendere durante questa esperienza. Lui scrive, infatti si chiama Caro Diario non a caso, su questo diario raccontando la sua esperienza e citando tutti i dottori che l'avevano visitato e tutte le medicine che gli avevano dato. E lui sconsolato dice proprio questo, dice: i medici sanno parlare ma non sanno ascoltare. Questa è la sua, questa è la sua conclusione. E quindi niente, praticamente veramente è un po' come dire, l'ho citato soltanto per dire veramente che noi oggi ci rivolgiamo troppo alla scienza, alla tecnologia, noi pensiamo di sempre poter trovare veramente le risposte in tutte queste cose, ma in realtà tutto è sotto il controllo di Dio, non c'è niente che possa andare fuori dal suo controllo. Per cui a volte esageriamo anche nelle nostre attenzioni per il nostro corpo, integratori, medicine che non sono necessarie ma non si sa mai, no? E lo facciamo perché? Perché in fondo un po' ai nostri pensieri non abbiamo, a mio avviso, sufficientemente compreso che siamo pienamente e unicamente nelle mani di Dio. Non serve nient'altro
che fare il necessario, ma non oltre, e il resto lasciarlo veramente nelle mani di Dio, perché Dio è quello che controlla la nostra vita, la nostra salute, il nostro bene, tutto nella nostra vita viene da Lui. Dio è Dio sempre e per sempre. Siamo noi che siamo un'erba che nasce e poi secca. Possiamo curare noi stessi, le nostre case, i nostri giardini, ma come dice, ha letto anche Franco Verardi nello studio che ha fatto per quel discorso, Ecclesiaste, tutto alla fine è tutto vanità, cioè tutto assolutamente inutile, perché tutto è nelle mani di Dio. Io penso a questa pandemia, ma cosa impareremo da questa pandemia? Io non lo so cosa impareremo. Certo, delle immagini ci rimarranno sicuramente impresse. A me ha colpito molto la storia che ho sentito solo qualche giorno fa di una ragazza di 21 anni. Se n'è andata a 21 anni, dopo solo 4 giorni dei primi sintomi. Si dice che questa è una malattia che colpisce gli anziani, ma lei non c'ha nessuna patologia. Allora veramente io non so se questa pandemia l'ha mandata il Signore, se questa pandemia è un messaggio, ma so che qualcosa possiamo imparare. Ma io penso cosa imparerà la gente dopo che sarà passata questa pandemia. Io non mi aspetto che la gente cambierà molto le sue abitudini, anzi, sinceramente penso che il giorno che le persone si sentiranno veramente libere da questa pandemia, almeno all'inizio si comporteranno peggio di prima, perché liberi di fare quello che non potevano fare prima, si lasceranno andare veramente a quello che magari prima non si sentivano di fare. Mosè è uno che ha aperto le acque, è uno che le ha viste chiudere sugli egiziani. E lui che cosa dice? Sempre al versetto 7 di questo Salmo 90. Dice: poiché siamo consumati per la tua ira e siamo atterriti per il tuo sdegno, tu metti le nostre colpe davanti a te e i nostri peccati nascosti alla luce del tuo volto. Tutti i nostri giorni spariscono per la tua ira, finiamo i nostri anni come un soffio. Tutto è nelle mani di Dio, e questo è una cosa meravigliosa, però lui ci dice: guardiamo bene, che i suoi occhi ci guardino con amore, con affetto, stiamo attenti a ricevere la parte buona, perché lui ha visto anche che cosa succede quando questo non avviene. Ha visto le persone che si sono rivolte a questo vitello d'oro. Che fine hanno fatto? Lui l'ha visto, che fine hanno fatto. È importante avere l'approvazione di Dio. E allora dopo tutti questi, quello che ha visto, lui non può far altro che raccomandare a se stesso, ma lui dice, lui parla al plurale, non parla al singolare, non dice insegnami. Lui dice: insegnaci dunque a contare bene i nostri giorni per acquistare un cuore saggio. Perché, vedete, io adesso che sto vivendo praticamente tutta la settimana qui, mi metto nell'altra sala e sento la gente passare, loro pensano forse che io non sento, in realtà si sente molto bene attraverso questa vetrina, quello che succede fuori. Allora ho sentito dire centinaia di volte: Dio è amore. Perché tutti quelli che passano vedono questa scritta grande e istintivamente ripetono questa cosa che leggono: Dio è amore. Poi spesso alzano la testa e leggono Chiesa di Cristo e se ne vanno. Però è particolare questa cosa, ed è bello. Io perché quando è stato ieri, no, l'altro ieri, ho visto una coppia che è passata e che leggevano: ma vedi, questi leggono la Bibbia e non il Vangelo. Bellissimi. Però sono stati anche, poi dopo sono tornati, hanno letto ancora meglio. Io l'ho visti, insomma, gli ho regalato una cosa e sono andati via, ma erano carini. Ma però ci dicono un po' come veramente in questo mondo si vive ancora con tanta ignoranza,
Però ecco, è bello sentire come le persone leggono Dio l'amore e non possono fare che ripetere. È un po' la stessa cosa che facciamo anche noi, spesse volte dentro di noi leggiamo quello che ha scritto il Signore dentro i nostri cuori. Dio è amore. E Dio è amore, ma è anche tante altre cose. E così mi viene da pensare a quella storia del figlio al prodigo. Il figlio al prodigo noi spesso la leggiamo con felici di sapere che Dio ha riaccolto questo figlio in casa sua, che amore immenso che ha dimostrato Dio davanti a un figlio che si era comportato malissimo, che aveva sperperato tutti i soldi nella maniera più triste e più becera, possiamo dire, lui lo riaccoglie in casa. Ma cosa avrebbe fatto questo Dio, questo padre, se quel figlio forte dell'amore che sapeva, aveva il padre, avesse detto: sai che faccio? A questo punto io faccio quello che mi pare, non lo rispetto più, mi metto buono e quello che mi va di fare faccio. Cosa avreste fatto questo padre? Franco sta parlando durante questi incontri del mercoledì delle beatitudini, un brano, diciamo così, una parte dei discorsi di Gesù veramente bellissimi. E giustamente lui ha detto che nel modo in cui Gesù narra il fatto che si mette sul monte, insomma, come si esprime, di fatto lui è il nuovo Mosè, cioè si rappresenta come il nuovo Mosè, viene rappresentato nella scrittura, ed è assolutamente vero. E ci parla proprio delle abitudini che lui ci ha raccontato essere il modo con cui Gesù dice: potete essere felici. Questo essere beati è anche un modo per dire: voi potete essere felici se vivete la vita in questo modo. Ed è importante sapere che possiamo essere felici, ma è altrettanto importante sapere come dimostrare di aver saputo trovare la vera saggezza. Molti dicono che l'Apocalisse si sta avverando, che in questi giorni tutto quello che sta avvenendo nel mondo ci porta a sapere che l'Apocalisse si sta avverando. Io non lo so se si sta avverando. Certo, terremoti, pandemie, nessun rispetto oramai per la volontà di Dio che veramente è messa praticamente al bando, guardata come qualcosa di restrittivo rispetto alla libertà personale. Però non lo so se veramente siamo a questo punto. Però Gesù ci viene nelle sue parole a raccontare quello che avverrà. E io ho fatto un po' una sintesi delle parole di Gesù che vengono dette in Matteo, il capitolo 24. Lui parla prima appunto della fine dei tempi come sarà, e prendo solo una piccola parte di quello che dice: ora subito dopo l'afflizione di quei giorni il sole si oscurerà e la luna non darà il suo chiarore, le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate. Questa è un'immagine forte, cioè ben oltre quello che stiamo vivendo in questo periodo, e su questo credo che nessuno potrà dubitare quando tutte queste cose si avvereranno, che sarà veramente iniziata la fine dei tempi. E poi c'è l'avvertimento dal versetto 36: quanto poi a quel giorno e a quell'ora nessuno li conosce, neppure gli angeli dei cieli, ma soltanto il Padre mio. Allora due saranno nel campo, uno sarà preso e l'altro lasciato. Vegliate dunque, perché non sapete a che ora il vostro Signore verrà. Perciò anche voi siate pronti, perché nell'ora che non pensate il Figlio dell'uomo verrà. Amen. Ecco, tutto questo discorso che fa Gesù, io non credo tanto che sia fatto per darci l'immagine di quando dovremmo essere attenti. Perché vedete, quante generazioni si sono susseguite da quando lui se n'è andato? E quante hanno avuto utile la descrizione che fa Gesù della fine dei tempi? E quante ce ne saranno dopo di noi? Non lo sappiamo. E per tutte queste generazioni,
quanto è stato importante sapere quello che accadrà alle stelle, alla luna e a tutti gli astri del cielo. Praticamente niente, perché non si è avverato. Però Gesù vuol dare queste raccomandazioni per far capire che tutto è finito, cioè tutto ha una fine. Come la nostra vita ha una fine, così anche i tempi avranno una fine. E quello che è importante, io credo, è che questa profezia del capitolo 24 mette al centro, subito dopo, una parabola che è veramente delle più semplici che esista nella scrittura. Una parabola che veramente, per non capirla, bisogna veramente chiudere gli occhi. E questa parabola è tra l'annuncio della fine dei tempi e la parabola delle 10 vergini. Anche quella è una parabola molto chiara, una di quelle parabole che ti dice: stai sveglio, sii pronto. E questa parabola, che mette al centro almeno il Vangelo di Matteo, è questa. Da Matteo capitolo 24, dal versetto 45: qual è dunque quel servo fedele e avveduto che il suo padrone ha preposto ai suoi domestici per dar loro il cibo a suo tempo? Beato quel servo che il suo padrone, quando egli tornerà, troverà facendo così. In verità vi dico che egli gli affiderà l'amministrazione di tutti i suoi beni. Vedete come questa parabola è chiara, quasi non è una parabola, possiamo dire. È talmente chiara che quasi non è una parabola. Parla di questo servo fedele e avveduto. Cioè questo servo che sa chi è il suo padrone, sa qual è il compito che gli è stato affidato e sa che lo deve portare avanti. Ed è avveduto. Questo mi fa pensare alla saggezza che chiede al Signore per tutti Mosè, l'acquistare un cuore saggio. E qui nelle parole di Gesù si trasforma nell'essere avveduto, cioè nell'essere capace di valutare il proprio comportamento in rapporto a quello che riconosciamo essere il nostro padrone. Lui, a che cosa gli è stato affidato a questo servo? Che cosa? Di dare il cibo agli altri domestici, quelli che non avevano questo compito, perché non avevano la sua fiducia, non avevano la fiducia del padrone. Lui gli affida questo compito di dare il cibo agli altri domestici. E dice proprio che laddove il padrone tornerà, quando lui non lo sa, perché sta facendo un lungo viaggio, un po' la vita è questo lungo viaggio che viene rappresentato nelle parole di Gesù, non lo sa quando tornerà il suo padrone, però se lo troverà lì pronto a fare le cose, a dare quel cibo ai domestici, agli altri domestici, lui lì veramente gli darà tutta la sua fiducia, gli affiderà tutto. Ed è un po' la visione che abbiamo del nuovo mondo in queste parole. E allora questo pane che nelle parole di Gesù viene detto a questo domestico di distribuire agli altri, possiamo sicuramente ritrovarlo nelle parole di Gesù quando dice: io sono il pane vivente che è disceso dal cielo, se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. Ora il pane che darò è la mia carne, che darò per la vita del mondo. Vedete, è chiaro che Gesù, quando parla di questo domestico a cui è affidato di dare il cibo agli altri, sta parlando di se stesso, sta parlando della
necessità di distribuire, così come è stato fatto quando lui ha moltiplicato, no, il pane, i pesci, allo stesso modo qualcuno è dovuto andare in mezzo a queste migliaia di persone a distribuirlo. E allora sta dicendo un po' a tutti quanti: è necessario che questo pane sia distribuito, fatevi trovare pronti, fatevi trovare svegli, perché altrimenti questo essere sveglio delle 10 vergini perde di significato. Il significato di questo essere svegli non è tanto, diciamo così, non sonnecchiare, è proprio questo darsi da fare, essere pronti a distribuire quel cibo spirituale che Gesù ha offerto al mondo attraverso la sua morte. E così io spero che di quelle parole che abbiamo ascoltato questa mattina ci rimanga sempre in mente la preghiera di Mosè, quando dice: insegnali dunque a contare bene i nostri giorni per acquistare un cuore saggio. Amen.